In questo momento sono al di sotto della chioma di una Sofora japonica pendula. Questa pianta è molto particolare perché, come potrai notare, la chioma è tutta contorta e diciamo aggrovigliata, però è la sua particolarità. Quindi ci sono tutti questi rami che si intrecciano. Questo qua è un esemplare presente in un parco pubblico, non è stato diciamo pulito dai rami secchi, però come puoi notare ha tutto questo intrecciamento di rami che è la sua particolarità. In realtà è stata potata ad ombrello, quindi è stata tagliata ad altezza uomo. Questa pianta qua, se non viene potata, la chioma che praticamente arriva in terra tipo il salice piangente. La puoi utilizzare come esemplare unico o come coppia. In questo caso qua abbiamo una coppia a destra e una, cioè due piante, una a destra e una a sinistra, per formare una coppia. È una pianta longeva, non diventa grandissima, ed è particolare perché quando perde le foglie in inverno si vede tutta la struttura intrecciata, quindi è molto bella e particolare da vedere anche quando perde le foglie.